Fare i conti con l'ambiente, conferenza internazionale sulla sostenibilità, tema, diciamo prima, insomma, tra il tecnico, il politico, il sociologico. Parliamo di idrocarburi non convenzionali con Marco Abbietti. Ecco, di cosa ci parlerai oggi? No, accennavi prima che il tuo intervento non sarà solo strettamente tecnico, no? Sì, diciamo che gli idrocarburi sono idrocarburi, definirli convenzionali o meno è un formalismo. Non convenzionali soltanto per il metodo di estrazione e non perché siano diversi dagli altri idrocarburi. Per cui continuiamo a investire milioni alla ricerca di idrocarburi e l'anno scorso, nel 2013, è uscito il quinto rapporto annuale del IPCC che parla dei problemi dei cambiamenti climatici, che ha finalmente scritto in modo inequivocabile come le attività antropiche e in particolare l'uso degli idrocarburi sia alla base di molti dei problemi dei cambiamenti globali. Per cui forse sarebbe opportuno tener conto di quelle che sono le stime che l'IPCC ha fornito, e si tratta di stime diciamo così molto conservative, perché l'IPCC è un organo internazionale dove vengono bilanciate le diverse posizioni e in genere l'accordo si raggiunge sui valori minimali, diciamo, di rischio ambientale. Per cui noi adesso parliamo di idrocarburi non convenzionali, va benissimo, è interessante, sicuramente sviluppo di tecnologie, sviluppo di metodi innovativi di esplorazione e di estrazione, però continuiamo ad andare nella direzione in cui si crede che l'energia debba essere prodotta solo con idrocarburi e che l'energia sia l'indice del benessere delle persone, l'indice del potere dei paesi. Cioè non è che più energia produciamo, più energia consumiamo, più siamo potenti e meglio stiamo. Cioè l'uso razionale dell'energia, che normalmente viene definito come risparmio energetico, è un elemento essenziale. Cioè usare bene le risorse è molto più importante che usarne tante. Per cui il mio intervento farà riferimento proprio a quelli che sono gli scenari dell'International Panel for Climate Change, cioè che da qua a 100 anni, e 100 anni sono pochi perché ormai chi nasce oggi lo vedrà quello che succederà fra 100 anni, al 2100, è previsto che il livello del mare si innalzi di minimo un metro, le stime danno da 1 a 2 metri, questo vuol dire che noi avremo l'acqua a questa altezza qui a Ravenna. Allora cosa facciamo con gli idrocarburi non convenzionali, con l'acqua che ci arriva all'ombelico? E cosa succederà di quelle che sono le persone che abitano in tutte le zone che sono a rischio inondazione? Per dire quanto questo problema sia sentito, negli Stati Uniti attualmente le principali agenzie della sicurezza nazionale, la US Navy, la US Air Force, hanno sviluppato delle task force che si occupano dei problemi ambientali. Convocano gli scienziati più esperti nelle diverse tematiche dei cambiamenti globali per capire quali sono i rischi, perché i rischi più grossi non vengono in questo momento da fuori, ma vengono da dentro. Cioè Katarina a New Orleans è stato un piccolo assaggio di quello che potrà essere il futuro. Cioè se effettivamente da qua al 2100 si innalzerà di un metro il livello del mare, ci dimenticheremo di quello che è stato New Orleans. In Florida hanno fatto degli scenari per cui se effettivamente ci sarà questo innalzamento, e tutti dicono che ci sarà questo innalzamento, tutti gli indici dicono che ci sarà questo innalzamento, ci si aspetta che nel momento in cui avverrà in maniera più o meno repentina un innalzamento, anche in collegamento a quelli che sono i tornado che diventano sempre più frequenti e intensi, ci potranno essere circa 500.000 morti. Immediatamente, e ci potrà essere un flusso migratorio di circa 10 milioni di persone che dalla Florida migreranno verso gli altri stati, gli Stati Uniti d'America, e ci dovrà essere un corpo militare che controllerà questi spostamenti, per cui non sarà più una questione di migrazione dal Nord Africa verso l'Europa, sarà una questione di migrazione all'interno dei paesi e sarà un movimento difficilmente controllabile. Un altro esempio di quanto questo problema si è sentito, proprio i primi giorni di questo mese, i primi di maggio, il Vaticano, l'Accademia Pontificia delle Scienze, ha organizzato un incontro sui problemi dei cambiamenti climatici e la sostenibilità. E a questo incontro ha invitato i più importanti esponenti mondiali su queste tematiche, che hanno esposto all'Accademia Pontificia e a Papa Francesco quelli che sono i problemi che ci troveremo ad affrontare da qua a 100 anni. E lì sono stati presentati i problemi ambientali, i problemi economici, i problemi sociali, i problemi politici, i problemi legislativi. E alla fine, se voi andate a vedere sul sito web dell'Accademia Pontificia, c'è un trafiletto che sintetizza come l'uomo non deve più considerare il PIL come parametro di riferimento, perché il PIL non tiene conto di quello che sono i problemi dell'ambiente e della natura, ma deve sviluppare un rapporto diverso con la natura.
E questo secondo me è il punto cruciale, cioè dalle forze armate al Vaticano il problema è questo, cioè, va benissimo parlare di idrocarburi non convenzionali, però non è lì il nocciolo della questione. E per così come chicca finale voglio anche dire che noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare qui a Ravenna Nancy Knowlton e Jeremy Jackson, che erano entrambi stati invitati a questo incontro in Vaticano dall'Accademia Pontificia proprio per esporre i problemi ambientali, i problemi dei cambiamenti globali riferiti sia agli oceani che all'ambiente terrestre. E Nancy Knowlton e Jeremy Jackson hanno fatto due seminari l'11 e il 12 di maggio qui a Ravenna, erano ospiti miei, hanno fatto due seminari estremamente interessanti in cui si parlava da un lato dei problemi ambientali, la perdita di habitat, dei coral reef, degli ambienti costieri, dall'altro dei problemi sociali, di questi problemi appunto di inondazioni, danni economici, distruzione di patrimonio, distruzione di case, morte di persone, e sono problemi non sono scenari futuribili, sono il problema non è tanto se questo avverrà, ma il problema è di quando avverrà e con che tassi, con che velocità, perché noi non siamo in grado di prevedere il tasso dei cambiamenti globali, in particolare quello dell'innalzamento degli oceani. Certo, insomma, direi una giornata e un contributo direi assolutamente intrigante e così, insomma. Vediamo adesso. Vediamo. Buona giornata. Grazie Marco Ambiato. Grazie. Marco Ambiato. Grazie.